cercherò di presentare Deborah Hunt nel modo più come dire, stretto, veloce e esplicativo. Siamo molto contenti di averla qui con noi. Abbiamo, io e la professoressa Claudia Federici, abbiamo preso al volo l'occasione, perché Deborah Hunt vive a Puerto Rico, quindi non è proprio dietro l'angolo, non è facilissimo che sia in Italia, quindi abbiamo pensato di sfruttare l'occasione che la portava qui, ovvero un workshop che lei poi farà per attori nei prossimi giorni, e abbiamo pensato di sfruttare la meravigliosa occasione e di invitarla in Accademia. Due parole, ma tanto vi dirà lei tutto molto meglio di me, ovviamente vi farà vedere tutto il suo lavoro, parte ovviamente una piccola parte del suo lavoro. Deborah Hunt è una creatrice di maschere, è una performer di teatro di figura, lavora da molti anni, ha lavorato in moltissimi paesi. E quindi con grande gioia e piacere io attendo che Deborah Hunt entri e iniziamo così la Lectio Magistralis. Grazie di essere venuti qui. Hello? My name is Deborah Hunt. I am from Aotearoa, New Zealand. And fortunately for you, there is a very dear friend, colleague, Anna Wolf, who is going to translate from my funny English and Spanish into good Italian. Anna. Hola, ciao, il mio nome è Deborah Hunt, sono di New Zealand, Aotearoa, e per fortuna ci sarà una persona, una mia cara amica, che farà la traduzione, che sono io, Anna Wolf. Come potete sentire, il mio italiano ha un accento sottile, argentino, portegno di Buenos Aires. E come ci conosciamo con Deborah da tanti anni, lei mi ha chiesto di fare la traduzione. Se ho dei dubbi sull'italiano, se non mi capite qualcosa, ho una persona che mi può aiutare, che è Francesca Romana Rieti. Grazie. Seems far, doesn't it? Yes, it's far. So, since I was 17, when I was six, hello? When I was six? Oh,
Quando avevo 6 anni. Better? Okay. I was going to be a ballerina. E volevo essere una ballerina. And for 10 years I studied ballet. E durante 10 anni ho studiato ballet classico. And then I had a scholarship and I was going to go to England. Dopo mi hanno dato una borsa di studio e ero pronta per andare a Inghilterra. And then my teacher at the time, a very grim woman. E una maestra di quell'epoca, una mia maestra molto grande, seria. After a very, very, very fat young woman came into class and everybody went, what is this? You don't have fat ballerinas. Una donna, una ragazza molto grande, grossa, è venuta a scuola e ha detto, no, non esistono le ballerine che siano grosse. And so, but when she jumped, she had incredible ballon. She could jump. She was incredible. Però quando lei giocava o saltava, era incredibile, era come una palla che aveva l'aria. But the teacher completely humiliated her. Però la maestra l'ha umiliata. And she left the room in tears. E lei è partita dalla sala piangendo. And I decided that I was not going to be a ballerina and I left after her. E allora io ho deciso lì che non sarei stata una ballerina e ho lasciato anche io questa sala. Sono partita. And I was 16 then. E a quell'epoca avevo 16 anni. And I thought and I could go to the university, so I did. Ho pensato posso andare all'università e ho fatto quello. And I thought along with a number of other people that I would change the world. E pensavo come tanta altra gente che avrei potuto cambiare il mondo. And after one semester, a group of students, graduate students of Ecole Jacques Lecoq, came to New Zealand. E dopo il primo semestre, un gruppo di studenti di Lecoq è arrivato a Nuova Zelanda. And they gave a very, very intensive workshop for like 6 weeks. E ci hanno dato un seminario di 6 settimane, un intenso seminario di 6 settimane. And they did the Lecoq kind of stuff, which is pantomime, it's mime, it's clown. E hanno fatto quello che Lecoq faceva, pantomima, mimo, clown. But when it came to the training with the mask, it was an epiphany for me. And it was a great aha, this is what I want to do. E quando è arrivato il momento del lavoro con le maschere, per me è stata un'epifania. Ho detto, ah, questo è il lavoro che voglio fare. And they, at the end, asked if I wanted to join them. E alla fine mi hanno detto se volevo unirmi a loro. And so I did. E questo ho fatto. And that was the end of my academic one semester, one term. I am a proud high school graduate. E questo è stato per me la fine del mio approach, il mio mondo accademico di un semestre in totale. And and time really passed. Time passed and actually 50 years passed. Last year it was 50 years. So suddenly you do something, you keep doing it and you suddenly looking for an old newspaper clipping because I was not sure of something. I went 1972 and realized 50 years and I don't celebrate anything. E il tempo è passato e subito mi sono resa conto che sono passati 50 anni e l'anno scorso sono stati 50 anni e non mi sono resa conto, il tempo è passato e forse prendo un giornale, diceva 1972, e ho detto, oh no, allora 50 anni e non ho fatto una celebrazione. Possiamo farla? So this is actually an official celebration of my trajectory. So questo è ufficialmente una celebrazione della mia traiettoria, ufficialmente. Okay, so yes, masks, puppets, animated objects. Maschere, marionette e oggetti animati. So I've got a lot of images here.
Ho tante immagini qua. And I'm just going to start. Some, I also have some small video clips. Ho anche piccoli videoclips. And at the end or during, whenever you like, you can ask questions. E quando volete, durante o dopo, potete fare delle domande. So I perform in general in different places. In the past has been theaters. Sometimes it is just in the lobby of a hotel. Sometimes it is in an elevator. E faccio spettacoli dove sia. Nel passato, nel teatro, dopo in spazi aperti, ma anche in un lobby di un albergo e in un ascensore. And so this particular one is in New York. Questo è New York. And after some years with the people from France, I joined another group and we decided to go to New York because we were sure we would become rich and famous. E dopo stare un tempo con le persone di Francia, di Le Coq, con alcune altre persone siamo partiti a New York perché eravamo sicuri di diventare famosi. And usually, ricchi. And usually New Zealanders go to England because we are ex-colony of the English. Generalmente si andava da New Zealand a Inghilterra perché siamo una ex colonia inglese. But we went to New York. Però siamo andati a New York. And we lived in a residential hotel. Vivamo in un albergo residenziale. And the other woman in the company and I paid for the rooms by working in strip clubs. Aha, e l'altra mia compagna e io pagavamo l'albergo lavorando in club di striptease. Because a lot of artists in the late 70s did that. Perché tanti artisti all'inizio degli anni 70 facevano quello. And so something like this was, we would get home at 4 o'clock in the morning. Ritornavamo a casa alle 4 del mattino. And Alex was the doorman. And Alex era quello che guardava, aveva cura di tipo il doorman, il cuidatore della porta. And he would always play solitario. Sì, e giocavamo solitario nelle carte. And so he would let me take his place, because at 4 in the morning there's not many people. And I would play solitaire, and people would come in if they came in. I would get them to sign. I would be the night watchman for that part of the evening. Alle 4 del mattino, come non c'era tanta gente, lui mi lasciava prendere il suo posto. Io giocavo in solitario e li facevo anche segnare e lasciare gli indirizzi alle persone. There are many stories of that time. I could go on for hours, but I'm not going to. So also, I play outside. This is myself, my ex-husband, who is from Puerto Rico. Posso parlare ore, però avanzo con il tempo. Questo è uno spettacolo che abbiamo fatto all'aperto con il mio ex marito, che è di Puerto Rico. And we went south from Taos, New Mexico, into Mexico and into Central America, developing a popular theater circuit. Siamo andati dal sud del Messico fino a Central Messico fino dove? Un circuito popolare di sì, popolare. E abbiamo fatto quello che si chiama un circuito di teatro popolare in tutto questo cammino. So it was working in small, very small communities where people were struggling for land or water or justice. E lavoravamo con le piccole comunità, con le persone che stavano lottando e chiedendo acqua o terra, giustizia. And that went into Nicaragua also in the time of the Contras. Siamo arrivati a Nicaragua nel tempo dei Contras. Performing in the Sandinista camps, of the army camps, it was us and the Nicaraguan National Circus. E abbiamo fatto degli spettacoli nei campi sandinisti, e anche nei circo. And one Russian circus artist who worked with pigs. What?
worked with pigs, who didn't act, un artista di Russia. Aha. E uno degli artisti di Russia stava lavorando anche con i maiali nel circo. Some time later, I ended up in Puerto Rico. E poco tempo dopo sono finita in Puerto Rico. My husband and I split up. He left, I stayed. E abbiamo finito la relazione con il mio marito, ma io sono rimasta là. And so has passed 33 years I have been living there. Sono 33 anni che abito a Puerto Rico. And when I first went there, I went to the street because we'd been working on the street all in Central America. And I went onto the street, was ready to perform. And a policeman stopped me and said, "Where is your permit? Where is your public liability insurance policy for $1 million?" E sono arrivata là e come ero da sola, la prima cosa che ho fatto è uscire per strada perché ero abituata a lavorare nella strada e appena sono stata là è arrivato un poliziotto e mi ha chiesto dove sta il tuo permesso di residenza, dove sta anche insurance policy, di sicurezza, il permesso di sicurezza sociale e se no doveva pagare... Quanto un milione di dollari. Un milione di dollari dovevo pagare. And I said, "The streets of Puerto Rico don't belong to Puerto Ricans." E allora ho detto, le strade di Puerto Rico non appartengono alle persone, alla gente di Puerto Rico? And he said, "No, they don't." E lui mi ha risposto, no. And that was my first experience of, we live in a colony, the last colony of the United States, practically the last colony of the entire world. E questa è stata la mia prima esperienza di vivere in una colonia o ex colony, l'ultima colonia di Stati Uniti. So a friend of mine said, "Come and work in my sitting room, sala of the street that the doors open out onto the streets of Old San Juan." So people can go by and see you. Una mia amica mi ha detto vieni a lavorare nella mia sala di lavoro dove c'è come una porta che si può aprire o quando la gente passa può vedere anche il lavoro. And that's what I did and I stayed in her studio and for hours each day and she was working with salt and memory and I was working with memory and difficulties that I was having at the time. E sono stata lì durante anni e è stato così, le persone passavano e vedevano il lavoro, lei lavorava sulla memoria e il sale e io lavoravo sulla memoria e i problemi che stavo avendo. And after a while I would work with my daughter who is there, she is 9 years old. Dopo ho cominciato a lavorare anche con la mia figlia, sta qua nella fotografia, aveva 9 anni. And every few years we do a work together. And actually in July we will work together here in Italy to do a new show. E da quel tempo in poi abbiamo cominciato a lavorare insieme e infatti a luglio verrà perché faremo un nuovo spettacolo. So I can say why masks? Why use masks? Posso chiedermi perché maschere? Perché usare una maschera? Maschera. And I think it's because it's a very liberating, it's a technique of freedom. Perché è un modo di liberazione, perché è una tecnica di libertà. In general, anybody who watches can understand what's going on. E generalmente tutte le persone che guardano possono capire cosa succede. So it traspassa. Language, often cultural barriers. Va al di là della lingua e anche delle frontiere del linguaggio, della cultura. And it's very useful for that. And because I mostly use paper mache, it's cheap. È molto utile per quello e anche come uso papel mache in italiano, carta pesta, anche è molto molto economica. So you can
join with people. You can create community anywhere you go by teaching people how to make their own masks and what to do with them and play and invent anywhere in the world. È facile anche per avvicinarsi alle persone e anche per creare una comunità, perché con questa cartapesta velocemente si può cominciare a giocare anche insieme. So this work in my friend's place that we later did in a theater was called Soledad. Il primo lavoro che abbiamo fatto con questa la mia amica, che dopo lo abbiamo fatto nel teatro, e si chiama Soledad, solitudine. And we worked, this is an assault place in Puerto Rico. Questo è un spazio che ha il sale in Puerto Rico. So it was a little like performance, like we did installations in the salt. We did installations, as you saw in the last picture, and then did performances. Abbiamo fatto installazioni dentro di questo sale e anche performances. And in the end, Soledad, who is this one? E alla fine Soledad, chi è questa? Finally, she is within. She starts in a cage and she liberates herself from it. So it was. I was just very concerned about what has happened to me, and in Puerto Rico there are very high incidences of abuse against women and children. So it was a work that dealt with that. Soledad, che questo personaggio comincia in questa prigione e poi alla fine riesce a liberarsi. Io ero anche molto preoccupata per quello che poteva succedere con me da sola in Puerto Rico, perché il livello di violenza di genere e abuso è molto alto e verso le donne, no? So I still had the problem of I could not perform on the street without the $1 million thing and the permit and all the. Ancora avevo il problema di non avere il diritto di fare spettacoli per strada e di pagare questo milione di dollari se volevo farli, di non avere il permesso anche di soggiorno. So I started to perform in a very special vitrina, store window, in a shop. Allora ho cominciato a fare spettacoli dentro di un magazzino, dentro la finestra di un magazzino, una vidriera, una vitrina, ecco, di un negozio. And it was very, very long, and it was exactly this wide, because I could put my hand, the wall here, and the glass here. And the thing is, people could come by, it was right on the street, people could come by, and I would stay there for 3 hours each day. Era lungo e la misura delle mie braccia aperte, e la cosa simpatica era che le persone potevano venire e comprare in questo magazzino e io stavo lì durante 3 ore. And so these kind of works that had no reason, that had no theme, there was no libretto, and I think the first one was called I Do Not Know What This Is For. E questo primo mio lavoro, che non aveva una scaletta, non aveva qualcosa scritto, che quasi non aveva un senso, che non aveva un tema, si è chiamato Non so per che cosa a che cosa serve questo. And my daughter went to a high school very close by, and she was extremely embarrassed that her mother was doing this. La mia figlia andava a una scuola vicino a questo magazzino e aveva vergogna perché la mamma stava facendo queste cose. Until the graduating students of the fourth year thought it was cool. And so she thought it was cool also. E quando lei ha finito la graduazione, era diventata più grande, alla fine ha detto, sì, è super cool quello che fa la mia mamma. And each day friends took photos, and because we didn't have so much money, we could get, this was before digital things, we could get long negatives made. So each day, after each day, we'd put up the long proof sheet of the day before, so people could see what had happened. And people came to see what happened and would talk to me through the vitrina. E un mio amico, come in quella epoca erano, si facevano le fotografie con la stampa, e ha fatto fotografie ogni giorno, poi le stampavamo e le mettevamo sulla vitrina, e così le persone potevano vedere anche l'evoluzione, cosa succedeva ogni giorno, e poi hanno cominciato a venire e mi parlavano attraverso questa vitrina. And this little girl
came every single day after school. Every day? Every day. She came every day after school with her grandmother. E questa bambina passava ogni giorno dopo la scuola. And her grandmother would be like, Cristina, bang, bang, bang. E la nonna diceva, andiamo Cristina, andiamo, vai, vai. And the little girl would stay there. E lei voleva rimanere, rimaneva. And watch for whatever was left of the afternoon. E guardava ogni giorno quello che corrispondeva al giorno. And so the last, there were several works like this. And this last one, I used a split screen, the two vitrinas, and we filmed some of the mask characters. This one in the sea, one was in an old leprocomio, lepromania, mm-hmm. old leper colony. Sì. And then they became, so there was projections as well as the live action. E uno, questo lavoro che avevamo fatto, ho utilizzato due vitrine e anche abbiamo fatto la proiezione di de altre maschere e anche quello che si chiama in spagnolo un leprosario, le persone che abitano in un posto che hanno lepra. Lepra. And you could use fire because it was outside and because it was, this was between the vitrinas and it was private property and I could use fire. E potevamo usare, can't use fire anywhere. I don't know about Italy, but e potevamo usare try il fuoco. And use a candle and you cannot use fire anywhere. It's disgusting. Potevamo usare fuoco perché questo è stato tra i due, le due vetrine, io potevo usare fuoco e lei dice adesso non so cosa succede in Italia, però adesso non si può neanche accendere una candela. Questa era una proprietà privata e ero felice di usarlo. Then I discovered as long as you keep moving on the street, as long as you don't stop, the police cannot stop you. Because anybody can put on a strange hat. Allora, you've got mad people walking around the street doing whatever they like. As long as they keep moving, they cannot be stopped. Allora, ho scoperto che intanto quando tu cammini, continua a camminare per strada e non ti fermi, nessuno ti ferma, non può arrivare il poliziotto perché ci sono tante persone che si possono mettere qualcosa in testa e camminano. Allora ho scoperto questo, che intanto io continuo a camminare per strada, possono stare nella strada. So I made this strange vehicle that turned from a boat to a bird to a house. Allora ho inventato questo strano, questa strana macchina che passava ad essere una macchina, una barca, un uccello. Una casa. And we walked by, this was an old theater that had become a church. Questo era un vecchio teatro che poi è diventato una chiesa. And I love this photo. E io amo questa foto. Because it's reminds me to stop suffering. Perché mi ricorda che devo fermarmi di soffrire. Stop suffering. So none of this is chronological. None of this is chronological. Questo non è cronologico. But also a reason I started to teach and do workshops was to have company. Però anche la ragione per la quale io ho cominciato a fare seminari è stata perché volevo creare una compagnia e avere compagnia. Because it's, and so what I'm doing now is jumping years later. This was in the, what was the Odin Teatret? And this was workshop that was really quite recent. So it was inventing things that people can make very quickly and making choruses of masks. So this was a mask. Questo è, adesso faccio un salto nel tempo, un seminario grande che ho fatto nell'Odin Teatret e poi ho cominciato a costruire cose che le persone potevano costruire di forma veloce, mettersi in testa e anche forse capendo la tecnica cominciare anche a dare i seminari di costruzione di maschere. And so people within three days could make this mask and we became a chorus. Si può fare questa maschera, si poteva fare in tre giorni e poi siamo diventati un coro. That appeared in different places and here with our dear friend and dearest master and colleague Giulia Valli dell'Odin Teatret. E con queste maschere e coro potevamo apparire in diversi posti e qua siamo con la nostra maestra amica Giulia Valli che è quella dello scheletro. And also brought in to do the great openings or closings at Eugenio Barba
wanted to make very splendid. E anche essere parte di una grande spettacolo che ha fatto Eugenio, che voleva fare Eugenio Barba in un mega parco. So it was learning to make a chorus, a community of people. That's very important to me. So questa idea di essere capace di creare un coro e di mettere insieme tanta gente è molto importante per me. And I like in Puerto Rico there's a division between the puppeteers. The old school puppeteers in Puerto Rico are very religious people. In Puerto Rico c'è una differenza tra quelli che fanno puppets o marionette. Quelli più vecchi, più anziani, sono persone molto religiose. And their contracts come from the Department of Education that say no to sex, say no to drugs, say no to everything. E loro dicono no alle droghe, no all'alcol, no a tutto. And so there's the people, the puppeteers of God, and then there's the puppeteers of the devil. Allora posso dire che ci sono quelli che i marionettisti di Dio e quelli marionettisti di il diavolo. And as you can see, e come potete vedere, we are of the puppeteers. We are our anyway. The communities are all together. But this was another workshop of. I'm there with a baby of creating a dysfunctional family of demons, of devils. Allora, come potete vedere, noi siamo punto 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 e questo è io sono quella che ha il bimbo e è stata la idea di creare una famiglia disfunzionale. And now you get to see a video of this devil character that I use occasionally because she is a great anfitriona? Anfitriona. She's a great MC. She leads people from here to here. Adesso faccio vedere un video di questo personaggio che lei anfitriona si dice quella che conduce anche le persone da un posto a un altro. Sorry. So this is I'll stop it after a while because it will probably not be very interesting after a while. She carries in her hands some small people, e piccole persone, homosesa, the disposable people, e che non ha una casa. Signora muy pobre, espero un bebé. I also do very terrible stop motion. Anche faccio cose che fanno a spaventare le persone. I cannot have the patience to do 27 photos in one second. Muy pequeño, sí. Y muy enfermo. Quiere bautizarlo antes de que muera. Pero, ¿quién le pudiera apadrinar? Una mujer vestida de negro. ¿Quiere servir de madrina? Sí, pero necesita un padrino. El hombre de los dientes de oro se ofrece a servirle de padrino. Il bimbo sta per morire e la signora chiama una madrina che sarebbe la morte e un padrino che questo signore è vestito di rosso. So this was using, I will stop this now. Il dia del bautismo. Because it goes on and I have a lot, I have to keep going. So this is using different techniques. The butai of the kamishibai with the sliding laminas, questo è la tecnica del kamishibai con lamine che vanno circolando, passando, scivolando. And the floor with the canales. E il pavimento con questi che ha righe o spazio tra un pezzo e un altro. From the toy theater tradition.
che appartiene anche al teatro. A che tradizione? Toy theater. It was something that came in the Victorian times, where people paper theater. Al teatro fatto di carta, della epoca vittoriana. Okay. So I live in a place called San Mateo de Cangrejos in San Juan, Puerto Rico. Io vivo in un posto che si chiama San Mateo del Cangrejo in Puerto Rico. And in 2005, the Department of Housing, along with private interests, expropriated half of the community I live in. E nel 2005 parte del municipio ha espropriato la metà del quartiere o dell'area dove io abito. Saying it was for the common good. E dicendo che è stato per il benessere o per il bene della comunità. And saying that it was going to be multi-income housing. E che sarebbe divenuto una multicasa della cultura. As we know, the rich do not like to live with the poor. E come sappiamo, le persone ricche non amano vivere con i poveri. And we were not about to let this happen, so we started a fight. E noi abbiamo deciso che non avremmo lasciato questo posto e cominciamo a lottare. That lasted, it really lasted 5 years, but the intense year was 2005. E l'anno più forte di lotta è stato il 2005. And some people took the very little money and left. E alcune persone hanno preso i soldi che ci dava il governo e hanno deciso di partire. And when they abandoned their houses, they left objects behind. E quando hanno lasciato le case, hanno lasciato anche alcuni oggetti dentro. So I gathered the objects, the bigger objects, the ugly objects. Io ho preso i grandi oggetti, questi più brutti. Bottiglione di acqua, like big bottles of water. Sì, 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 un bidone di acqua enorme. Hibachi, an old walker of an old person, different things. And I did a performance with my colleagues there on an old zaguan, a place that had already been torn down. E abbiamo fatto con questi oggetti, anche con una collega, uno spettacolo in questo posto che già avevano cominciato a buttare giù. And these became known as the animas. E quello si chiama animas. And they were the witness to the destruction of this barriada. Il tema era essere testimone della distruzione di quello che si chiama barriadas del quartiere. As it was slowly being destroyed. Come era stato fatto, no? Illegally. Illegalmente distrutto, piano piano illegalmente distrutto. And we did other things. The animas took pancartas and stopped the traffic. E questi personaggi che si chiamano le animas hanno anche fatto altre cose come fermare il traffico e portare questi cartelli. And in the houses that were left, we would post people with letreros talking about expropriation. E anche nelle case dove abitiamo, abbiamo messo anche questi cartelli sull'espropriazione. And the mask of the anima became a stencil. Also advising people that this area was being hopefully protected by us. E il signo o la maschera è diventata un segno che abbiamo messo nelle casse e voleva dire che queste casse sono intoccabili. And we lost the battle. We lost. Abbiamo perso il combatte. And la lotta, la battaglia. Yeah. And it is now a waste space for 10 years, for more than 10 years. Sono più di 10 anni che questo è un spazio devastato. And they are going to make it into a park for people. E dicono che faranno un parco per le persone. When the first thing it has around is a high tension fence. Però la prima cosa che si vede adesso sono questi mura come si chiama? Porto murali, cioè tutto chiuso. So this year we had all the small objects
And we had had them for 10 years. And this year I took, and it was just doing a theater of the documental object. So it was manipulating the objects, the small objects that had been left behind without intervention. So it's not like, hello, I'm a bottle, I'm a puppet. So questo anno io ho messo tutti gli oggetti che abbiamo raccolto durante 10 anni e voglio fare, volevo fare, ho fatto un piccolo spettacolo solo di oggetti, senza un'animazione di oggetti per farli vivere senza un essere umano, solo gli oggetti. So this is also masks in the service of protest, or as Nina Simone so rightly said, it is the role of the artist to reflect the mood of the times. What is the mood of our times? How do we reflect that? E questo è per raccontarvi come è possibile l'uso delle maschere per riflettere su e come riflesso, come l'arte può servire come riflesso di quello che succede nel nostro tempo. And here is a mask not made of paper mache, it's made of warbler, a thermal plastic. Madera? Yeah, no, warbler, plastico termico. Termoplastico. Ok. Questa maschera non è fatta di cartapesta, sino di qualcosa che si chiama termoplastico, di plastico, duro. Sorry. Little... Things were backwards here. Little puppets. Oh, I should say, thank you. In the pandemia, I'll say this very quickly, in the pandemia,
some of us had contracts with the Instituto de Cultura in Puerto Rico of workshops on the island or performances. And they said to us, if you can turn those into videos, durante la pandemia avevamo un contratto con la Università di Puerto Rico, poi è arrivata la pandemia e ci hanno chiesto se potevamo fare il lavoro però di forma video. So some of us went, all right, yes, we will become cinema makers. Alcuni abbiamo detto, sì, certo, diventeremo direttori di cinema. With the iPhone and a bit of a tripod and a bit of a green screen and we started making small movies. So con iPhone e lo schermo verde abbiamo cominciato a fare piccoli video di animazione. One day I was doing another workshop with very big things with people, big masks. Un altro giorno io stavo facendo un seminario con maschere enormi, grandi, con altre persone. And I went to a store to buy elastic. E sono andata a un magazzino a comprare elastico. And I found this little wooden table. E ho trovato questa piccola mesa di tavolo di legno. Very nicely made, beautifully made. E bellissima, fatta di una forma bella. And there were 10 of them. Ah, e c'erano 10. And they were $1 each. E costavano $1 ognuna. And I bought them because we were 10 in the workshop. E li ho comprati perché noi eravamo 10 nel seminario. And I said, I have a homework. I have an assignment. And I asked, I said, how about we each take this little table and we go home and we make a very little short piece of theater with puppets that lasts for 5 minutes. E allora ho detto ai partecipanti del workshop, perché non facciamo così? Ognuno di noi va a casa e fa un video di 5 minuti usando questo tavolo e con puppets, con marionette, libero. And we will have one show and tell, one moment of sharing what we're doing to receive feedback. E avremo un momento di incontro, di show, per ricevere la devoluzione sul lavoro. So we don't go rehearsing forever or anything like that. E allora noi non dovremo fare prove niente. And what if we rig a labyrinth of curtains? E perché non costruiamo anche un labirinto di tende? And what if each person, each puppeteer has their space in a little kiosk in their own in the labyrinth? E allora, perché ogni marionettista può avere un angoletto in questo labirinto disegnato di tende e avere il suo posto? And what happens if we all have 6 people watching? E cosa succede se ognuno di noi ha 6 persone che guardano? And we bring them all in. E li portiamo tutti in dentro. In the beginning. So everybody in the labyrinth, all you know, my group of 6, come with me, sit down. E ognuno porta il suo gruppo nel labirinto. Io ho un gruppo di 6, gli dico venite con me e vi sedete qua. And we explain to the people that when they hear a special music that lasts for 1 minute, they are to get up and go to the next kiosk. E abbiamo spiegato alle persone anche che quando sentivano una musica che durava 1 minuto, era il momento dove si dovevano mettere in piedi e cambiare posto. Let's try. Proviamo. And it was sold out in 2 days. E in 2 giorni è esaurita la biglietteria. 4 adults, and it's been 15 years that we've been doing this. Aha, e sono stati già 15 anni che stiamo facendo questo. And the object changes. Gli oggetti cambiano. So this is my piece. Questo è il mio frammento. For the number one. Per il numero progetto 1. Number 2 was the motherboard, electronic motherboard. Numero 2 è una che è motherboard? Like inside of a computer, inside of this green stuff. Sì. È scheda madre. Yeah. Number 3 was a mouse trap. Trampa de rata? Una? Trampa de rata?
Trampa de rana? Sì. Rata. De rata? Sì. Sì. Il terzo era per acchiappare i topi. One was a candle. Un altro era una candela. So everybody has the same object. It is the pie forzato of the piece. Tutti, so the audience see the same object being used in very different ways. Quello che in spagnolo si chiama pie forzato, cioè l'obbligo di ogni persona che costruiva, tutti dovevamo avere lo stesso oggetto, così lo spettatore vedeva altre storie, ma sempre lo stesso oggetto che si ripeteva. Like this one was the grifo, the tap. Sì, quello è quello per aprire l'acqua, il grifo. This one was paint brushes. Questo era per dipingere. Yeah. This one was pinche de ropa. La moletta. And this one was little vasija clay jug. E questo era come un piccolo vaso di argilla. So it's very little things. Piccole cose. And that is called sobre la mesa. E questo si chiamava sul tavolo. And it is a surprisingly successful concept. We never thought it would be. E questo ci ha sorpreso anche il concetto di questo ci ha sorpreso anche a noi perché non abbiamo mai pensato a questo. Because people like being close. Perché le persone sembra che alle persone piace essere dentro. People chiuse. Like seeing you sweat and your hand tremble and the thing alle persone fall over. Piace vederci sudare, traspirare e le mani che tremano. Because they feel part of the ride. Perché si sentono parte della storia, della costruzione. Now I jump something else. I use rubbish to create masks and puppets. Adesso salto alcuni anni dove ho cominciato a usare spazzatura per creare maschere e marionette. So they could be the water jugs in Puerto Rico and colony of the United States. There is no recycling, so we have in Puerto Rico, lots of rubbish. Stati Uniti non c'è il riciclaggio e allora lei ha cominciato a usare i bidoni di plastica. So all of these things are made of plastic throwaway things. Questo è fatto da plastica e anche delle cose che le persone buttano. Including the masks. Anche le maschere e i costumi. And here's puppets. Questi sono so marionette. These they all this was one of the sobre la mesa and the object was an egg. And a nail. We had two objects. Okay, in here, questo è il progetto sul tavolo e abbiamo uovo e un ago. Avevamo due oggetti. So for my act, I used, inspired by the Egyptian canopic vases. The canopic, like where they put and they have the heads of. Ispirata nelle esatto in questi vasi egiziani ho lavorato con queste marionette. And just very quickly, I'll show you just a little bit. E vi faccio vedere un frammento. And I'm going to stop it there because it goes on for a bit. And anybody who would like to see it, you can go onto my YouTube channel and see okay, it. Lo fermo qua perché è più lungo, ma se volete continuare a vederlo, potete venire e andare sul mio YouTube channel, canale di YouTube. Devi tenere che dare la informazione. Ah, sì. Después del canale. Yes. Oh, I didn't put it on the channel. I didn't put it there. Okay.
I make giants. So we go from the very little to the very big. E ho fatto anche giganti. Allora siamo andati dal piccolo piccolo verso il grande. And so they're really very interesting because they have to be done in community. E questi sono interessanti perché devono essere fatti in comunità. This is in Korea. Questo è in Corea. And it was inspired by Sharon of the River Styx. È ispirata in Sharon the River Styx. And it was made over an electrical tricycle. E è stato fatto con l'idea di un triciclo elettrico. Where we made the boat. Abbiamo fatto su quello una barca. And him. E anche lui. And put him in on top of the. The tower. Caballete. I don't know how you call that. And then he could go on the road. E questa figura, immagine, poteva andare per strada. And here it is, very short, very bad video. For 10 kilometers we had to do this. I was on the inside for 10 kilometers doing the arms that would go like this. Questo l'abbiamo fatto durante per 10 chilometri. Io stavo dentro sostentando la mano. And so they're hardcore in Korea. They say yes, we're going to do this, and we do it. E i coreani hanno detto vogliamo farlo. Ho detto ok, lo facciamo e lo abbiamo fatto. So here's some more giants. E qua ci sono ancora più giganti. She is inspired from the Fukushima nuclear accident. E lei è stata ispirata nell'accidente di Fukushima. And the old woman, one year, the theme was the comfort women. The women had been made into sexual slaves by the Japanese during the war. So she was the giant, the comfort woman. E lei è stata ispirata nella in che epoca? The nuclear accident of Fukushima in Japan. Los dos. The girl, the older woman is in honor of the comfort women. They were called comfort women. They were sexual slaves of the Japanese army. Ok, questo è la per onorare le donne che sono state vittime di schiavitudine, si dice? Di schiavitudine sexuale in Giappone, questa seconda. And then I was invited to Amman in Jordan, where an initiative of Queen Rania, who has this incredible children's museum, was to do a carnival. Mm-hmm. E dopo sono stata invitata a Amman e lì l'idea era partecipare in una specie di carnevale. Was to create a carnival. Creare un carnevale. They didn't have figurative. It's a different. There's not the creation of figures to represent, but she wanted something carnivalesque. La persona che mi ha invitato non stava cercando di creare personaggi, sino creare uno spazio che sia un spazio di carnevale. And this was the giant for this piece. It was there for a month. We created a factory of the different icons of Jordan culture. Abbiamo lavorato su differenti iconi della cultura giordana. Siamo stati là durante un mese. And so this is the River Jordan. And the River Jordan does not flow anymore through Jordan. Questo è il fiume Jordan. Because it was dammed up in Israel many, many years ago. E che non passa più per Jordan, sino che passa adesso per Israele. So I said, let's make the man a man of the desert. And it was interesting on the day, this is very like fantastic costumes, beautiful, very beautiful. And on the day, everybody came and all of the different figures were walking around. Mm-hmm. E abbiamo detto, perché non lo facciamo anche non solo in città, sino nel deserto? E queste figure avevano i costumi con tessuto molto ricco, molto chiamativo.
chiamava l'attenzione. And somebody would be saying, come on, an announce person would be saying, and now, here is the Petra mask. Oh, now, here is Wadi Rum. E c'era una persona che con un megafono diceva e presentava i personaggi. Questo adesso è la figura di Petra, la città di Petra, questo è il fiume. And I was there very nervous because I never know if I'm going to offend anyone. And then it was, then she announced, and now the River Jordan. E io ero molto nervosa perché non sapevo come sarebbe funzionato e la persona che stava con me ha detto adesso il fiume Jordan. And over the hill he was hidden. He came over the hill. E il personaggio stava dietro di una collina e apparso. And I heard the sound of crying out. E io ho cominciato a sentire il suono delle persone che piangevano. And I thought for sure I had done something terrible. E io ho pensato sicuro è successo qualcosa di terribile. And that I had deeply offended Jordanian culture. E ho pensato che ho offeso alla cultura giordana. And what it was older people had started to cry. E quello che è successo veramente è che le persone hanno cominciato a piangere. Because they remembered. Perché si ricordavano. When it was the lifeblood of the agriculture of everything. Perché ricordavano il tempo quando questo fiume è stato quello che dava vita alla terra e alla loro agricoltura. So I hadn't done anything wrong. Non era che io avevo fatto qualcosa sbagliata. Very quickly, Puerto Rico. Puerto Rico adesso, rapidamente, velocemente. This little girl came with me the whole time, talking to me the whole time. La niña. Yeah. Sì, questi anche sono i giganti e questa bambina veniva tutto il tempo con me, mi parlava tutto il tempo. And then here are the giants of that were made for the Odin Teatret with Eugenio and a lot of colleagues who are here right now, and Eugenio saying, all very happy. And then one time he said, Deborah, I think I have an idea, I have a vision. And you start to shake. And he said, because it's about a love story, and these two giants were with a wedding couple. Questi sono i giganti che ho fatto per l'Odin Teatre, quando Eugenio Barba mi ha chiamato e ha detto, Deborah, ho una visione. Quando lui dice questo, tu cominci a tremare e l'idea anche che ha lavorato, penso che stava Teresa anche, said, e l'idea di un matrimonio. And he said, on the last day, with the last big thing, how about we set them on fire? E queste figure dopo 10 giorni di lavoro verranno bruciate. And so I said, fine, let me do it. Sì, però lo farò io. Not because I am nostalgic, but because I knew how long it would take for them to burn. Okay. Non perché io volevo appropriarmi, sino perché io so quanto tempo ci metteranno a bruciare, finire di bruciare. Yeah. And he said, no. E lui ha detto no. We have a professional. No, abbiamo un professionisti. A pyrotechnic expert. Un tecnico esperto. And I said, please. Per favore, ho detto, per favore. No. And I went, okay. Okay. On the day, quel giorno, everybody is looking, say over here is the lake. Qua stava il lago. Over there is the hill where the giants are. Là la collina con questi giganti. And people are looking at the lake of the beautiful things that are happening. Le persone guardavano il lago con le cose belle che stavano succedendo. And there was going to be a drum beat. Bang, bang, bang. E a un momento sarebbe stato un gong che faceva i suoni. Ba, ba, ba. And that was the cue. Questa era la chiave, il chiamato. For the expert. Perché così questi esperti to light the cominciavano giants. A accendere il fuoco e bruciavano i giganti. So I'm in a mask. I Io think sono Teresa's una maschera, in a mask. Teresa Everybody's in a mask. We're looking out over there. Something else is burning because he also likes to burn things. Guardavamo quello perché anche c'era anche qualcosa che si bruciava dall'altra parte. And I happened to look up there.
I happen to look to the side, to the giants, and I see the expert. E a un momento io ho guardato verso questi giganti e questi e vedo questi esperti. Run, correndo, and start the fire. E cominciare il fuoco. Before the drumbeat. Ma però prima di sentire il gong del chiamato, della chiamata. And I was going no. E io cominciando no, no. Because these are like vortices, they burn like this. They perché era, like era this. Così come un tubo e si bruciava in un secondo. All the people are looking at the lake. E tutte le persone del pubblico stava guardando verso il lago. Nobody is looking at. Nessuno stava guardando a questo. This happening. E questo era successo. Finally, boom, boom, boom. Poi boom, boom, boom. 3,000 people turn around. 3,000 persone si girano e hanno visto. And this is what they see. E hanno visto questo. Saccatelo. I'm good. I'm good. Okay. So that was the happy giant story. Questo è la storia con finale felice. And he thought it was my fault, of course. Anyway, e lui ha detto che era la mia responsabilità. More of the Odin giants. Questi sono anche giganti dell'Odin. And this was a first one that went up on the ladder of a bombero. Sì. E questo è andato. Questo gigante è stato costruito dietro sta la scala dei pompieri. And water came out of her mouth. Then there was smoke. E and c'era acqua, fumo. These people are Tascabile di Bergamo. E questo è il gruppo Tascabile. So you can see they wear very tall stilts. So this thing was huge. E loro stanno sui trampoli. Allora immaginate la misura di questo gigante. And very quickly this was a workshop making figures that go with the giants. The giants often are accompanied. They have an entourage. E questi sono le figure che accompagnavano perché i giganti vengono sempre accompagnati di altre figure. Questi li accompagnavano. This is in Cuba. Questo in Cuba. So they're big, they're large figures that look very well with the giants. Sono grandi, grandi che funzionano come accompagnanti dei giganti. And then I wanted to make a workshop of a mask and another world on top. E poi io volevo fare un seminario che avessi una maschera e qua sopra un altro mondo. And this was these we decided we would also protest against what is the Junta de Control Fiscal in Puerto Rico. E questo mi ha servito anche per essere utilizzato in una protesta contro l'ufficio di imposto. Yeah, which has been put on us by the USA government, and it is a debt that is impossible. It's a very harsh, impossible. Che a noi ci è stato imposto per il governo degli Stati Uniti è un debito impossibile da pagare. So then we made even bigger, big. It's again within the family of the giants, but now it is as a. Something that is very close to my heart is immigration, forced, the reason people leave their homes. E questo è molto vicino ai giganti e anche molto vicino al mio cuore perché con l'idea del gigante abbiamo fatto ancora più grande questo mondo e il tema qua era l'immigrazione forzata. So people had, they made these tall figures with worlds on top. So it was continuing. Gigante con questo enorme mondo sopra. So this is often people who have never made anything before in their lives. Questa è generalmente sono persone che non hanno mai fatto una costruzione con le mani e neanche maschere. So that's just a little clip of them. We go down to the plaza, etc. Così siamo andati alla plaza, etc. And briefly now, I want to talk about giants, public space, private space. E abbiamo parlato dei giganti, spazio pubblico, spazio privato. So this is a giant jabalí, a giant wild pig.
Questo è un javali, javali. And what we did was un animale, questo è un animale anche gigante, non è una persona, abbiamo lavorato con animali. Right. So that on the side it has a door that opens. E in un laterale, in questo laterale ha una porta che si apre. That has a little cotton screen. Ah, e ha uno schermo di cotone. And if the sun is behind me, the sun, il sol? The sun will be behind me. E il sole deve essere dietro di me. The people on the other side can look into a camera negra. E le persone che stanno fuori possono guardare come se fosse una camera oscura. And there inside are small puppet acts or shadows. E dentro si vedono piccole ombre o piccole marionette. Or they are looking at the shadows that are being made during the day of the side that was open. O possono anche guardare delle ombre che sono state registrate durante la giornata accanto. So these big animals or fish will move into the plaza, they'll move around and then they stop and people can look in. And there are small scenes, public space, private space. Qua si lavora sulle due idee, spazio pubblico e spazio privato. Questi animali giganti, come il pesce adesso, si muovono per la strada, per i parchi, si fermano e le persone possono avvicinarsi e guardare il mondo piccolo privato. And here are just a few quick examples of shadow workshops I give. These were people who had portable shadow screens made of boxes. I think we were like 17 people. E questo è un esempio di un seminario anche nel quale ho lavorato su ombre. E queste ombre si possono anche progettare o giocare sul corpo delle persone. And so these are also people shadows and cut shadows. E le ombre sul corpo delle persone che hanno uno schermo davanti o sino anche tagliate su carta. For a while in Puerto Rico, for 3 years, I was the resident artist of someone, and it was a magical wand. E durante tanti anni in Puerto Rico io sono stata una artista residente in un posto che non era mio, di un altro. And they said, the streets, you can do whatever you like. E nella strada io sono stata capace di fare, perché lo dicono anche, quello che tu vuoi. So I used the streets to try out different masks and would just go down, work and go back to the studio. So ho usato le strade per provare tutte le maschere e poi ritornare allo studio. So these would be over different days of trying things. Questi sono diversi giorni dove ho provato delle including cose, in the rain. Anche sotto la pioggia. So this was an old woman. No, the old woman is La Gris. Questa è una donna vecchia che si chiama La Gris, grigia. And this is the rat. Questo è il topo, la rata. And this is the artifact that would open and different things would come out. Questo è una specie di macchina che si apre in diversi posti e diverse cose succedono. So then the mask of La Gris became five. E poi questa maschera della grigia è diventata cinque. And the rats became a chorus of 15. E i topi sono diventati un coro di 15 topi. And all of the work I did on the street became a work with 15-20 people in a theater, a real theater. E tutto il lavoro che avevo fatto per strada è diventato un lavoro di più o meno 15 persone e lo abbiamo fatto in un teatro dal vero, vero teatro. And this was this was the wedding. Anyway, so back to the artifact, and here this gas mask thing are crankies. Che è crankies? Panorama mobile. Moving panorama. Mm-hmm. Questo è l'artefatto che ha diversi posti per vedere. Questi sono maschere di gas e una specie di panorama mobile. So sometimes we use them inside suitcases. They're wonderful and it's a fantastic form for any artist to do, because people who like to paint, you can paint
a long scroll, and it just keeps moving. So it's a very beautiful. So these are just, this was, my daughter and I did Baba Yaga, so these are six screens that roll. In questa macchina, per esempio, è fantastico anche per lavorare con artisti che dipingono. Perché, per esempio, lì, in quella foto prima, lei diceva che abbiamo lavorato con la mia figlia e ci sono sei screen, schermi che si spostano e anche dove succedono delle cose. So this was when, this was at some point, if we got it right, and sometimes we didn't, to get it all lined up to become the house, the three-legged, three chicken leg house of Baba Yaga. Ok, per esempio, se si lavora con tutte insieme, questo può diventare cinque finestre, che sarebbe la casa di chi? Di un polo? Of three, Baba Yaga has a house that has three legs Baba of chicken. Baba Yaga. Non so chi è Baba Yaga. Is a famous witch. Ah, di una strega Baba Yaga. Diventa la casa sua. Yeah. And these are just more crankies. This is a vertical one. Questi sono diversi esempi, verticali, orizzontali. And during the pandemic, I wanted to make a long, paint a long scroll. So it was a, it belonged, really, this technique came from India, many, 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 many centuries. E durante la pandemia volevo dipingere una, un long, un grande, grande, largo tessuto. Questa tecnica viene anche della India. And the it was during the pandemic when everyone was crazy. Well, I was crazy, everyone was crazy. And for some reason I painted this person. E durante la pandemia, dove ero impazzita, 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 non lo so per che ragione, ho dipinto questa immagine. And she's in this scroll, and you can't see her. E quella sta, questa immagine è anche parte di questa storia lunga. And she's called the Macanuda. Si chiama la Macanuda è la donna in gamba. And when she has this television aerial kite thing. E lei ha questa specie di televisione antenna aerea. And she begins with the scroll. E comincia a aprire questa storia nel tessuto. And then she becomes the scroll. E lei diventa questa storia dentro del tessuto. And so then this is a big mask, a body mask. So it's like here. Questa è una maschera del corpo, sta and lì. And so it's all I see out of something like this. And io I vedo hope, da qua per I la maschera. I keep seeing and the whole instead of with the mask where perhaps you there's more isolation of the different parts of the body. Invece della maschera che ti permette di isolare le diverse parti del corpo, questa maschera sta nel corpo. Right. Nel it petto. Is the body, so you cannot bend. If I drop anything, I'm screwed. E non vedi niente, perché è lo stesso corpo la maschera. Because I can't pick it up. E non posso neanche prendere le cose al laterale. And she is the wonderful creature of pathways, and she is the one who welcomes the immigrants. E lei è quella che apre cammini, è quella che dà il benvenuto a tutti gli immigranti. And there are many beautiful aspects to her, and she's been done. For some reason, I never have a lot of repertory. I don't do things for years and years and years, but the Macanuda, for some reason, is I do it all over the place. Io non ho un repertorio fisso che posso ripetere durante anni, però la Macanuda è stata fatta in tutto il mondo. And here's just her entrance. Questa è l'entrata. It was in the woods that I had to send this during the pandemic to Korea. Thank you.
Just that little bit, because it goes on for two. So in Poland, continua, in Polonia, this is how she ended, all by herself at this tiny, tiny little railway station. E si è trovata da sola in questa piccola stazione di treno. So as you can see, there's with paper mache you can do many things. Potete vedere come con carta pesta potete fare tante cose. They can be this small, they can be enormous. Possono essere piccole, possono essere giganti. But recently I have not wanted to make anything. Però da poco tempo fa non ho voluto fare niente. And I wanted just to use objects. Volevo solo cominciare a usare oggetti. That were not intervened. Dove no, che non siano intervenuti. So it's an object, I might have an object, but I do not put eyes and it doesn't become. Ho questo oggetto, ma non voglio disegnare niente, deve parlare l'oggetto. So these were an object, a special table, one, three acts, a special table, one that had two revolving stages, so that they can move. And it's very hard if you're used to being an actor or a puppeteer. And you're used to being the protagonist. Sorry, Anna. Sì, no, questo è un tavolo con questi oggetti. È molto difficile se sei stata abituata a essere una marionettista e a dare vita agli oggetti, a mettere anche un'istoria. Because you, with this, with theater of the object is the protagonist. Perché il protagonista è l'oggetto nel teatro di oggetto. And as the manipulator, operator, or actor, you have to get out of the way. E come manipolatrice, come operatrice, devi stare fuori, devi rimanere fuori. And let the objects speak. E lasciare parlare all'oggetto. So it's a very, it's really hard because we want to be there, we want to be helping, and it's this distance. It was sort of like the mask, the absent mask. È difficile perché si deve mantenere questo che si chiama la distanza ausente e non spingere l'oggetto. È come la maschera ausente, no, la maschera. Yeah, I don't know if that's a thing, but sì. It is a very interesting thing. Obviously, you don't go, I am not there. You're there, but the objects. And it's a very interesting thing, a very interesting field, and it's a new field, the mask of the documental object, because you can go into communities, a small community here, for instance, and people have to recognize the object. And because they recognize the object, maybe it's something that everybody uses to cook for years. This is a country of a cooking culture that's incredible. Non è che devo essere ausente, dire no, non ci sono. Devo essere senza essere. È anche un buon lavoro di apprendistato prendere un oggetto che appartiene a una comunità e farlo vivere e farlo riconoscere. Le persone possono usare questo come un oggetto quotidiano e io lo uso in un'altra forma, ma lo devono riconoscere. And so it's a very, it has to do with when you, not this that I'm doing here, not this, but when you work in a community, because it is their objects, and they're objects that everybody in the community recognizes. So they have a charge, they have an aura, and it's a super interesting field. È molto interessante come campo di studio lavorare con gli oggetti di una comunità, che la comunità deve riconoscere, ma è un oggetto cargato, è un oggetto che ha un'aura. Aura si dice in italiano, un'aura. We're nearly finished, people. Quasi siamo just finendo. So you know, we are nearly done. Già quasi quasi. Last Christmas I thought I would knit. E l'ultimo Natale ho pensato, ok, io come si dice knit? Fare quello. And I knitted this long thing. I knitted this long, e ho fatto questo on. Lungo. Che and it was a river. È un fiume. A road. Una strada. And I made this figure. E ho fatto questa figura. And this figure, it was very interesting because I decided to look into artificial intelligence.
E per me è interessante perché ho deciso di guardare dentro della intelligenza artificiale. Just to see, out of curiosity. Solo per curiosità, per vedere. So I used Midjourney, a program called Midjourney. Ho usato questo programma, Midjourney. And the words I put in were very, very specific to what I was working on. E il mondo che ho messo dentro era un mondo specifico e relazionato con quello che stavo lavorando. So I didn't say make it look like, I don't know, Picasso. Make it look like something that looks non like, ho pensato, ah, deve somigliare a tipo a un modello di Picasso, deve somigliare a questo modello, no. So I was very interested to see out of this strange and weird and highly controversial stuff what came back. Volevo essere fuori di questa versione o queste opinioni controversiali? Controverse e vedere che cosa veniva di questo studio. And it wasn't that, ah, let me make two costumes like that. No, it was just, I was just curious what comes back in this new work called Road of Useless Splendor that I'm working on now. What comes back? E volevo lavorare su questo mondo che si chiama Road of Useless Splendor. E il cammino dell'esplendore inutile, il cammino dello splendore inutile. And so this is my daughter and I again. Questa è la mia figlia e io. She's now a mother years later and we will work in Marche. Adesso la mia figlia è diventata madre e noi lavoreremo a luglio su questo, nelle Marche. To mount a work, this new work, that's, I don't know where it's going. I have not, really, I don't know so per much. Creare questo lavoro che non so veramente dove andrà. But it has pop-up però scenes. Pop-up. And art. Just to finish. E per finire. Here we go. This is just a trailer. So we don't have the show. We've got a trailer. Non abbiamo il show. We got some ideas. Non abbiamo. We have no idea. Non abbiamo il show, però abbiamo il trailer e non abbiamo la cosa finita, però abbiamo certe idee, alcune idee. And in the beginning of the first week of August, it is part of the New York International Fringe Puppet Festival. E all'inizio di agosto già è stato invitato nel Festival di New York e nel Festival di Marionette di New York. So we have to work hard. So dobbiamo lavorare tanto. And so this is just a very little trailer. Grazie.